Pineto conquista i quarti di finale di Coppa Italia di Serie D dal dischetto perfetti, gli uomini di Rachini che eliminano la Torres dopo un pirotecnico 3-3 alla fine dei regolamentari e adesso se la vedranno con il Tolentino già sconfitto in campionato qualche settimana fa. L'11 bianco-azzurro approccia bene la gara, al terzo Sarrizu, ex della partita, prova la conclusione sul primo palo dopo una sgroppata sulla destra, Bagge è attento, ancora ospiti protagonisti al nono, Ciarcelluti ci prova dalla distanza, destro violento ma alto, sopra la traversa. La pressione del Pineto è costante, Sissé col diagonale al quarto d'ora attesta ancora i riflessi dell'estremo difensore sardo, della Torres poche tracce, allora il vantaggio arriva come logica conseguenza. Al 25esimo il corner di Stefano Amadio trova in area Pepe, specialista di testa, ma che stavolta col piattone trafigge Vagge e porta in vantaggio i suoi. Il Pineto potrebbe speculare sul vantaggio, invece preme ancora di più sull'acceleratore. 4 minuti e Ciarcelluti raddoppia, Vagge respinge come può il tiro in area di Sarrizu, ma deve arrendersi sulla seconda battuta, quella del numero 16 ospite. Gara che sembra in ghiaccio, anche perché la Torres è abbastanza sterile quando attacca, ci prova Santarelli da fuori area dopo un'azione molto manovrata dei padroni di casa, senza però impensierire troppo Remo Amadio. In realtà il pallino è sempre in mano ai biancazzurri, Sarrizu è immarcabile e a cavallo dei due tempi impegna in altrettante circostanze Vagge, l'esterno parte da destra e prova a chiudere col mancino, ma in entrambe le occasioni l'estremo difensore della Torres gli sbarra la strada. Ma è qui che comincia la rimonta clamorosa dei sardi. Al 62esimo due neoentrati come Sartor e Pinna confezionano il triangolo che porta all'1-2 firmato proprio da Pinna, che beffa Remo Amadio e accorcia le distanze. Altri 11 minuti e il traversone che arriva da destra proprio per Sartor induce Pepe ad una scivolata che inganna il proprio portiere. 2-2 per il Pineto, adesso è tutto da rifare quando la qualificazione sembrava già a portata di mano. Ma non è finita, altri 3 giri di lancette e la rimonta è perfezionata, tutto parte dal servizio di Milani che trova la sponda in area di rigore, Sartor è il più lesto a mettere giù il pallone e trafiggere ancora Remo Amadio e riportare in Sardegna il discorso qualificazione. Ma quando sembra sfumare il passaggio ai quarti, ecco il colpo di coda del Pineto, punizione di Acquadro, il pallone pesca Di Giovacchino in area, girata di testa e 3-3. Con la squadra di Rachini che trema quando Masala gira da posizione defilata un corner con Stefano Amadio ben piazzato sul primo palo a concedere solamente un altro tiro dalla bandierina. Senza supplementari si va dunque dagli 11 metri, per il Pineto segnano tutti, Amadio, Palumbo, Pepe e Acquadro, decisivi gli errori dall'altra parte di Masala e Pinna con Remo Amadio che respinge e manda ai quarti il Pineto a pochi giorni dalla sfida complicata del Mariani Pavone contro il Matelica ferito di Gianluca Colavitto.